tell me you're sorry. Quando manca una vita vera, allora si vive di miraggi. È sempre meglio che niente. Giuseppe Cederna, Zio Vania, come dice Roberto Valerio, è un'opera delle occasioni mancate, della rinuncia. È un'opera complessa e ricchissima, che quello che tu hai citato, questa frase che hai citato, è la frase appunto di Vania, ubriaco, che si è ubriacato per dimenticare la sua tristezza, la sua solitudine, la sua mancanza d'amore. Si è ubriacato, ha fatto la corte a questa bellissima Elena che se n'è andata, perché lui quando si è ubriachi si diventa un po' volgari pur non essendolo, si è intristito, ha pianto, poi ha ballato sfrenatamente con gli altri due personaggi della notte di questa commedia, che è il dottore e Telieghin. Anche loro hanno bevuto, come spesso capita, ballano, mi prendono come una palla, mi fanno girare, poi finché arriva mia sorella Sonia, che si arrabbia con me perché non mi fa bene bere, perché mi trasformo, eccetera, mi vuole bene e mi dice: perché ti metti a bere? Alla tua età non sta bene. E allora io dico: l'età non c'entra, quando manca la vita vera si evita di illusioni. E con queste illusioni Vania fa anche sorridere, ridere, perché è un clown mancato, è un bislacco, è un po' ridicolo, è un simpatico fallito. Però è un fallito che fa pensare... che fa pensare alle nostre fragilità, debolezze, ai nostri sogni, ai nostri desideri, che a volte si realizzano e a volte no. E molti dicono che c'ho molto di Giovanni, non solo perché c'è molto. Mi ha fatto tornare a fare il clown con cui ho iniziato negli anni 70. Faccio delle cose fisiche anche che uno non si aspetta, perché mi vede invecchiato, perché ho l'età che ho, invece nel corpo sono molto fisicamente allenato, quindi questo mi fa piacere. È uno spettacolo faticoso da fare emotivamente, perché ti obbliga a entrare nelle tue zone di ombra, nei tuoi ricordi di certi fallimenti, nelle tue tristezze, che poi hai superato, ma che hai dovuto attraversare tutte fino all'altra riva. E quindi adesso siamo in un camerino, io ti sto parlando a un'ora e un quarto dall'inizio dello spettacolo, fra poco comincerà, fra poco mi vesto, non di scena, mi metto e vado a fare una mezz'ora di esercizi di concentrazione, anche di scioglimento fisico sul palco. E questa è la vita dell'attore.